È stata una delle opere d'arte simbolo degli ultimi anni, premiata alla Biennale di Venezia del 2013 e poi in giro per i musei più importanti del mondo. Grosse Fatigue di Camille Henrot sembra per certi versi rappresentare l'opera d'arte perfetta per il mondo contemporaneo, con il suo mix di visionarietà e di enciclopedismo. Eppure quello schermo, che è l'elemento costitutivo della sua narrazione, come di quelle di molti altri artisti del nostro tempo, oggi, secondo uno dei più importanti curatori d'Europa come Andrea Lissoni, che ha dedicato una vita a studiare le immagini in movimento nell'arte contemporanea prima di approdare alla Tate Modern, sta per scomparire. Lo schermo, lo dico senza malinconia, è lo strumento che sta per lasciare spazio all'ambiente. Lo schermo è stato il campo di rappresentazione, come è stata la finestra nella pittura, come è stata appunto la tela, ma non ci sono più dubbi che come dispositivo su cui si sono appoggiate immagini, dopo una trentina d'anni che è stato utilizzato così a fondo, sperimentato così a fondo dagli artisti, sia per lasciare il campo. Dopo averlo visto muoversi all'interno della realtà virtuale, abbiamo pensato di parlare dell'ipotesi di scomparsa dello schermo anche con uno degli illustratori e artisti più in voga, quell'Emiliano Ponzi, che continua a esplorare i confini della grafica. Il concetto della staticità dello schermo, quindi non è più lo schermo di una volta, ma piuttosto diventa lo schermo del telefono, dove comunque c'è il libero arbitrio di scegliere che cosa vedere, dove comunque c'è tutto quello che è il mondo dei servizi on demand, anche in questo senso. Per cui non credo che lo schermo scomparirà, forse si in qualche modo, invece che essere noi passivi nei confronti dello schermo, forse è lo schermo che si adatterà al nostro concetto di vita un po' più dinamico in questo senso. Se quindi nella vita ogni cosa è schermo, allora l'arte deve cercare altri territori, altre definizioni o quantomeno altre letture di questa realtà che nasce già ulteriormente mediata. In questo senso le immagini escono dalla loro cornice abituale, prendono possesso di spazi diversi, ricostruiscono ancora una volta una realtà differente, che quando funziona ha la capacità di diventare, come direbbero in America, larger than reality, più grande della stessa realtà, qualunque cosa questa parola significhi.